un'iniziativa un pochino diversa, nel senso ho deciso di fare dei laboratori. Non voglio fare dei corsi di inglese perché già li fanno a scuola, tra la materna e le medie non sono ritenuti ad alzarsi neanche un livello. Partono dalla scuola materna, arrivano al primo anno delle medie e il materiale è ancora livello A1. Loro entrano qui, ok, e sanno, questo è il mondo dell'inglese. Con la Sara io non parlo l'italiano. Ci sono due fasi nell'apprendimento dell'inglese, quello che noi chiamiamo passivo e quello attivo. L'italiano non esiste, ok? Devono sapere che io ti do questo, questo è pencil. Ma cosa c'è dentro? Ah! Vedi sentirlo come morbido? Soft, soft. Cos'è? Surprise box, ok? C'è sempre poi qualcosa di nuovo. Ogni bimbo avrà la possibilità di infilarsi dentro la manina. Qualcuno qui dentro oggi è lì? Niente! Susie Sheep! La povera Susie non capisce l'italiano. Importante toccare, vedere e sapere che questo inglese è utile. Un approccio completamente diverso rispetto alla scuola. Appena prima dei 21 anni ero già laureata. Io ho quasi 20 anni di esperienza. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcune delle organizzazioni più validi. Tuttora collaboro con la British Council di Milano, ho insegnato questi ultimi anni all'Università di Insubria, Como, l'Università di Milano, andavo nelle scuole sia elementari che medie. E poi ho fatto tanti libri sia per l'elementare che per le medie. Non esiste che un bambino inglese si presenta al parco. Hello, my name is Michael. Would you like to play with me? I'm very pleased to meet you. Quindi qua ho messo un inglese più utile ai nostri ragazzi, ok? Tipo, ok, have a great time, bye! Il lunedì sera faremo con gli adulti. Anche lì, stesso approccio a tema dei laboratori. Ci sarà, per esempio, parleremo di noi stessi. Ma anche lì è un argomento molto elastico. E con l'istruttore basilare, ok, e dei vocabolari giusti, comunque si parte e si parla.